Sarà passato qualche giorno o qualche mese. Sigla! Salve a tutti ragazzi! Oggi andremo a preparare una finta pizza. Gli ingredienti che ci servono sono 6-7 albumi d'uovo, che poi andremo a montare a neve, 100 g di prosciutto cotto, io l'ho preso un po' tagliato un po' più spesso, 100 g di scamorza, voi potete utilizzare qualsiasi formaggio, mozzarella oppure scamorza affumicata, dell'olio extravergine di oliva, sale, pepe e del pomodoro che io ho condito con un po' di sale, un po' di origano e dell'olio. Prima di andare a montare gli albumi, aggiungiamo del sale e del pepe. Una volta che abbiamo montato gli albumi a neve, li andiamo a riporre all'interno di una teglia dove già abbiamo messo della carta forno. E una cosa che vi voglio ricordare è quando andate a mettere gli albumi, di metterli in modo omogeneo e di non premere troppo, altrimenti non crescono all'interno del forno. E adesso andiamo ad infornare a forno preriscaldato a 200 gradi per circa 5 minuti. Andiamo! Una volta che gli albumi sono cotti, andiamo a preparare la nostra pizza. Prima cosa andiamo a mettere la polpa di pomodoro che abbiamo condito. Poi andiamo a mettere la scamorza ed infine il prosciutto cotto che io ho tagliato a listarelle, ma voi potete mettere anche a fette. Una volta che abbiamo farcito la nostra finta pizza, andiamo ad infornarla per altri 5 minuti. Venite con me. Ragazzi, ecco la mia finta pizza. Voi ovviamente potete farcirla a vostro piacere. Io ve la consiglio perché è una ricetta facile e veloce che potete utilizzare per fare una cena con i vostri amici. Io vi saluto, mi raccomando, continuate a seguirmi perché